Domenica Live, Loredana Lecciso racconta tutta la verità su Albano, anticipazioni. Ancora una domenica live da record, quella appena passata per Mediaset, ma soprattutto per la padrona di casa, Barbara D'Urso, che, come sempre a fine puntata, festeggia su social l'ennesima vittoria e si conferma la regina della domenica televisiva italiana. Nella puntata di domenica Indiscrezioni riportano l'ospitata di Loredana Lecciso che dirà tutta la verità sulla fine della storia con Albano. Buongiorno. E anche ieri domenica live supera ogni competitore e si conferma leader della domenica pomeriggio. Picchi di oltre 3.200.000 spettatori e del 21 di share. Grazie e via Moho. Punto. Così Barbara D'Urso ringrazia il suo pubblico che come ogni domenica la segue e le fa vincere la Coppa degli Ascolti che fa arrivare di nuovo al secondo posto le sorelle Parodi con il loro programma su Rai 1. Nello specifico domenica live ha ottenuto il 17,77 di share nel momento dedicato alle storie, il 18,37 nella prima parte e 14,88 nella seconda. Durante lo show non sono mancati i colpi di scena e ospiti d'eccezione come Diego Armando Maradona e Lunga R che insieme alla compagna hanno annunciato l'arrivo del piccolo Diego Mattias e tante altre esclusive che hanno riempito il contenitore domenicale di Barbarella. Ottimo anche lo share del 15,11 durante lo spazio dedicato alla politica e attualità con l'intervista ad Alessandro Di Battista. Durante l'intervista però molti non hanno apprezzato le sue dichiarazioni. Non tanto per i contenuti ma per essere andato proprio dalla D'Urso. Al contrario di Battista ha apprezzato molto l'ospitalità di Barbarella tant'è che dopo la diretta ha voluto scrivere un post, elogiando anche la D'Urso, questa la mia intervista di oggi con Barbara D'Urso. Ve lo dico onestamente, sono riuscito ad esprimere le nostre idee senza essere interrotto ogni 5 secondi cosa che mi capita in altre trasmissioni. La conduzione è stata molto corretta. Durante la scorsa puntata molte interviste in esclusiva, da quella di Fabio Fulca alla confessione di Paola Caruso, passando per la nuova vita di Alex Belli e il successo di Nicola Savino con 90 Special. Tutti ospiti che prima di entrare in studio sono necessariamente passati per la cabina rossa della D'Urso con un simpatico ciao cabina rossa di domenica live. Anche durante il prossimo pomeriggio di domenica live non mancheranno ospitate nella rubrica Stampo Politico, per continuare poi interviste esclusive. Naturalmente, ci sarà la parentesi dedicata al talk show magari riguardo i naufraghi dell'isola più spiata d'Italia che hanno affrontato la loro prima settimana. Come opinionisti avremo modo di vedere le solite personalità che riempiono il salotto della D'Urso come i volti noti di Carina Cascella e Antonella Mosetti. Barbara D'Urso ha anche annunciato l'imminente ritorno della fortunata serie Dottoressa Joy e ogni domenica svela qualche indiscrezione in più. Nella puntata di domenica però come la stessa conduttrice ha rivelato a pomeriggio 5, ci sarà come ospite d'eccezione Loredana Lecciso, pronta a raccontare tutta la verità sulla presunta fine della storia con Albano.